Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2024. Signori, siamo pronti per il Gran Premio di Miami. Come potete vedere, oggi ci sarà anche la sprint, quindi qualche taglietto ci sarà qua e là che facciamo un bel po' di giri. E tra l'altro, prove libere, qualifiche sprint e sprint saranno sull'asciutto. Poi faremo in teoria il tentativo unico sotto la pioggia. Stessa cosa per la gara, anche se c'è un po' di nuvolosità, quindi dobbiamo vedere se è meteo variabile. Quindi questo andrà a scombinare un pochino il tutto. E non abbiamo provato con la pioggia, quindi mo vediamo che succede. Insomma, incrociamo le dita. Voi mi raccomando, ragazzi, come sempre, lasciate like, condividete e commentate per supportare questi video. Mi raccomando, è una piccola cosa che vi chiedo, a voi non costa nulla, ma è molto importante per supportare i video, per far sì che possono arrivare i feed, che YouTube, insomma, consideri un pochino questi video un po' di più, quindi mi raccomando, mi raccomando. Allora, prepariamoci per la gara sprint. Abbiamo fatto le qualifiche, adesso andiamo a vedere da dove partiamo. Non benissimo, però, insomma, diciamo che non è facilissima la situazione. Per quanto riguarda l'HUD, ancora non hanno aggiornato, credo, ad oggi quando sto registrando. E quindi per quello ancora lo vedete, così lo dico perché ogni tanto qualcuno chiede, l'avevo detto all'inizio, però ancora devono aggiornare, credo, il programma di SimMagic, non credo sia dato da Formula 1, credo che sia il programma del volante, della corona, e appena lo faranno, vabbè, vedrete che funzionerà, funzionerà. Tra l'altro, oggi con la gara di oggi, insomma, dobbiamo cercare di continuare a Benvenuti alla sprint migliorare di la oggi nostra per quello che si prospetta un reputazione per fantastico poi fine eventuali settimana. offerte. Per il E momento un ora paio ci sono analizziamo la griglia arrivate, di ma da partenza della gara team sprint di oggi. Il campione del mondo, Max Verstappen, parte dalla pole position, appena davanti a Sergio Perez che partirà secondo. Per quanto riguarda il resto della griglia, Fernando Alonso, Sainz, Oscar Piastri, Hamilton, Stroll, Leclerc, Norris, Russell, Ocon, Gasly, Albon, Hülkenberg, Ricciardo, il tristo mietitore, un po' Zhou, indietro, anche Zhou, Magnussen, insomma. Tsunoda e Logan Sargeant. Oggi Non sono qui facilissima con la gara Daniel per Ricciardo, le ex pilota di Formula 1 e campione GP2 del geek. 2012. Eccoci qua, Davide. Nostra Beh, dicono che Sauberona che cambiare aiuti a ricaricare le energie e anche se non c'è da riposarsi granché con il formato sprint di oggi, è sicuramente un netto cambiamento rispetto a ciò a cui siamo abituati in pista. Vabbè, noi andiamo, mi scusi anche se la Sono radio qua. Alex, sto provando Salve. la radio. Check, Prova, prova. check. Mi Check, senti? bravissimo, bravi tutti. Ok, abbiamo ottenuto un risultato fantastico nell'ultima gara. Prova a conquistare un altro podio. Non ci montiamo troppo la testa. Signori, pronti per la gara sprint? Niente, incrociate le dita, qua a Miami è pericolosissimo, ma il nostro Buzzi è pronto. Più o meno, si spera. Si parte. Attenzione alla prima staccata, mamma mia, mischione. Mischione. Buzzi prova ad inserirsi con cattiveria. Tra l'altro, signori, inizia a fare anche un discreto caldino. Porca la mignotta. Vai Dierz. La ripartenza non è stata delle migliori perché eravamo sul cordolo, ma va bene. Guarda come non ci vuole dare la scia Pierre Gasly. Attenzione all'esterno, attenzione all'interno. E che cazzarola. Soffriamo un pochino. Vabbè, la Sauber è quello che è, quindi qua riusciamo ad aggredire bene il cordolo. Orco 2. Lì ci siamo inseriti, attenzione. Mamma mia, che rissa con Pierre Gasly. Il nostro Buzzi non demorde. Sta rigaricando. In teoria, quando lampeggia l'auto, mi sembra che dovrebbe essere fase di ricarica del
dell'Hertz. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Non è facile. Come detto, adesso hanno un po' bilanciato quelle che sono le prestazioni dei team. Lo faranno man mano che si andrà avanti con la stagione. Quindi, vabbè, poi naturalmente noi andremo a migliorare l'auto, quindi pure gli altri. Però diciamo che andremo noi durante la carriera a scombinare un pochino quelli che sono i parametri, perché giustamente ognuno migliorerà la sua auto. Ok, il DRS per il momento ce l'abbiamo ancora, vai. Frenate da panico da parte di tutti lì, staccatona. Voglio proprio ridere poi che lo facciamo sulla pioggia che nessuno ha provato. Là purtroppo noi riusciamo ad aggredire tanto il cordolo, visto quest'anno al momento col sistema di sospensione possiamo essere molto aggressivi, ma si soffre. La ripartenza sarà la ripartenza sul cordolo è tosta, però avevamo fatto un bel ingresso lì. Ah no, noi ci siamo giocati. Vabbè, giustamente, perché poi l'abbiamo superato appena prima del coso, mi sa, quindi non l'ho visto io, mi sa che ce lo siamo giocati. Mamma mia, che fatica. E questa è la gara da 5 giri. Pensa dopo, pure sul bagnato. E dietro Ocon sta spingendo. Noi soffriamo un po' in accelerazione, non riusciamo a esprimere tutta la potenza che non abbiamo in realtà. Stavolta non buttarci troppo aggressivi, perché tanto è difficile poi, stando all'interno, riuscire a ripartire bene. Senza esagerare, che non ne abbiamo più granché. Vai qua. Vai Buzzi, vai. Non è facile star dietro alle Alpine. Momento, abbiamo finito l'Hertz, maledizione. Perché noi guadagniamo tanto in quella doppia curva, ma è troppo lenta e troppo stretta per poter fare qualcosa. Quello è il problema. L'idea sarebbe buttarsi all'interno di questo tornantino, ma è veramente stretto, stretto. Adesso siamo un po' più vicini, attenzione. Bella lì. Ora attenzione però, bella mossa, perché non abbiamo fatto. Ah no, ce l'abbiamo il DRS, dai. Ultimo giro di gara. Vai, vai, vai. Ci facciamo fregare. Il tuo compagno di squadra è 2,6 secondi. Troppo lontani da Russell. Troppo lontani da Russell. Senza il DRS
Non resistiamo. Siamo l'Hertz, ma... Eh no, qua non ci sarà niente da fare, mi sa. Teniamo l'interno, ma... Bastardo. Vai. Vai qui, mamma mia. Come ti pennella quella doppia curva, Buzzi. Distacco dall'auto davanti, 1,6 secondi. Il tutto è per la gloria, perché comunque siamo in undicesima posizione. Però, signori, noi ce la lottiamo sempre, Non è importante poi... Cioè, sì, in realtà è importante se vai a punti o no. Però... L'importante è giocarsela. È la fine. Bravo della gara, Buzzi. Ci vediamo nel parco chiuso. Anche perché poi nella sprint i primi 8 prendono i punti, quindi era praticamente impossibile. Adesso viene il bello barra il brutto, in realtà, perché dovremmo fare delle qualifiche sprint. Cioè delle qualifiche, vabbè, poi sprint. A noi è sempre un giro, quindi cambia poco. Per la gara. Bene, la gara sprint è giunta a termine. Sarà sul da bagnato la in linea teorica. Per il Gran Premio. Vi aspettiamo. Verstappen ha perso un po' di posizioni nella sprint, mentre è andato a vincere Sergio Perez. Attenzione. Va bene, signori, andiamoci a fare la qualifica insieme. Poi vediamo. Vabbè, io vedo un attimino quanto dura poi il video. Vediamo se poi per i tagli vari ed eventuali dobbiamo capire un attimino la durata in fase di editing. Intermedione. Concentrati, Non avendo provato, non so neanche i punti di frenata sul bagnato. Andiamo un po' più cauti eventualmente. Si sguiscia. Vai. Forza feedback, è bello postarello. L'avevamo fatto una buona... Scusate. Mamma mia. Comunque andiamo molto meglio sul bagnato, non me lo spiego. Se gli altri vanno molto lenti sul bagnato, più che altro. Perché io sul bagnato... Oddio, per carità, non abbiamo fatto errori, ce la siamo gestita bene. Però io, siccome abbiamo una guida un po' poco pulita, sul bagnato questa non premia. Per carità, qua siamo andati con molta più pacatezza. E effettivamente errori non ne abbiamo fatti. E la Sauber, signori, attenzione! Si conferma quasi Rainman di nuovo il nostro Buzzi. Perché ricordiamo, sulla pioggia, straordinario. Probabilmente sarà un bug del gioco dove l'intelligenza artificiale va più piano, ma noi facciamo finta che è Buzzi che è bravo sul bagnato. Statevi zitti, no? Fatelo fa. Mo, una volta che... per piacere. Godiamoci quel che ci va bene, no? Ci possiamo stare sempre... su via. 14 giri sul bagnato, pronti a partire. Dai, partiamo... In alto, signori, si parte davanti e dobbiamo però andare a vedere, adesso andiamo a vedere un pochino il meteo, la previsione lungo l'arco della gara, anche per capire se ci sarà la possibilità di, che ne so, se la pista si asciuga o se si bagna dopo, mo vediamo. Ok, sì, piove,
si parte sotto la pioggia. Qui a farmi compagnia non c'è solo un uomo. C'è un cammello. Okay, ci siamo. Così. Conto su di te, non deludermi. Allora, benzina, famo, non lo so, un pochino meno, poi in realtà non so come possiamo gestirla. Signori, attenzione, concentrati, tifo per Buzzi e si parte. Non parte benissimo Buzzi, ma... attenzione, mamma mia se si scivola! Mamma mia se si scivola, stiamo scivolando io e Piastri e Verstappen e Norris. Una serie di scivoloni da panico. Traiettorie abbastanza... mamma mia, ma mi sa che piove di più delle qualifiche o semplicemente siamo un po' più tesi. Perché pure là davanti, insomma... buona partenza comunque, cioè in realtà non è vero, però buona partenza per il solo fatto che abbiamo tenuto la nostra posizione. Attenzione a Piastri che gli altri vanno più veloci, porca la mignotta, cazzo di Sauber. Tirale le marce, tirale, vai di freno motore. Levate Piastri. Vai, questo è l'unico pezzo dove andiamo bene. Ste cazzo di curvette è l'unica parte dove, perché noi aggrediamo il cordolo che, come detto, le sospensioni ammortizzano tanto, un po' troppo forse, ma va bene. Quello che c'è aiuta, lo sfruttiamo, che dobbiamo fare. Vai mo. Dovremmo... siamo arrivati un po' al bloccaggino. Abbiamo anche appoggiato il nostro alettoncino su Norris, ma proprio una punta. Cazzo di Piastri però non demorde. La McLaren potrebbe essere un team papabile, che dite? McLaren ci siamo mai stati? La batteria è carica, usa il sorpasso. Onestamente non mi ricordo, anche perché signori sono effettivamente 12 anni che facciamo carriere di Formula 1, quindi qualche volta sarebbe bello andare a rivedere da dove siamo partiti. Formula 1 2012 con il volante. E in realtà io, vabbè, avevo iniziato già con Formula 1 2011, non con il volante. Nel 2011 non ce l'avevo il volante, neanche il canale YouTube, quindi diciamo non facevo ancora video, però che quello Formula 1 è ritornato in mano di Code, cioè è tornato perché poi per tanti anni non ci sono stati giochi ufficiali di Formula 1. Nel 2010 in realtà era tornato con Formula 1, appunto 2010, ma solo su Wii. Poi nel 2011 l'hanno portato su tutte le piattaforme, lo giocai su PC all'epoca con il pad. Però sarebbe bello andarsi a rifare una partitina e rivedere quei capitoli, anche per vedere l'evoluzione delle auto. In realtà direi l'involuzione delle auto, però questo è un altro dettaglio. Sarebbe... il radar mostra che sarà sereno presto, ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Mi ricordo la Caterham, la... vabbè, le risse con la Force India di Perez, Filippo Massa, a voglia signori. Vabbè, comunque io a sto punto, visto condizioni delle gomme ancora ottime, sta piove, fino a quando piove dovrebbero regge. Ci stavamo avvicinando un pochino a Madonna dietro. Attenzione, meglio per noi, per carità. Siamo abbastanza... uff.
abbastanza vicini comunque a Lando Norris. Il problema è che noi guadagniamo, cioè, qua dove... Alla fine non puoi superare. E che cazzo, Lando però. Che cazzo è? Perché poi velocità e ripartenza noi soffriamo un po', quindi... Attenzione però qua che siamo abbastanza vicini, eh. Una punta lunghi. Lo fai sembrare facile. Chiedi a Norris se è d'accordo, però. Vabbè. In amicizia. Adesso, signori, un po' di concentrazione per questo giro che dobbiamo cercare di consolidare la posizione. Di Hertz. Qua loro vanno più veloce. Guarda come si prende la scia sto maledetto. Levate. Resistiamo, resistiamo. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Ok. L'importante era arrivare qua prima di Norris, perché poi magari sta curva un pochino... Però si scivola di più, cazzo! Ma dice per le gomme, per il semplice fatto che forse ci vogliono i full wet? Eh? Non l'ho capita, però da come sta squiscia la macchina, di certo non... il dubbio non è se mettere quelle da asciutto. La madonna però. Si soffre, signori, si soffre. Norris e più che altro la McLaren vanno più forti, quindi ce la dobbiamo giocare un po' di strategia, traiettorie. E di Hertz. Vai di Hertz adesso. Concentratissimi. Sto settore, signori, spacchiamo i culi. Fucsia per Buzzi. Poi ci recupera a bestia, però. Va bene, signori, ci risintonizziamo tra pochino. Io mi faccio qualche giro iperconcentrato per cercare di allontanare forse un po' Norris. Ma io non credo, però. Vabbè. Signori, Max Verstappen continua a fare giri veloci. Questi mi hanno rotto i coglioni. Ottimo lavoro. La pista, secondo me, è asciutta, eh. Mo non vorrei di niente, ma... Io ho settato coso per i pit, ma... Condizioni meteo. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Bollettino meteo. Hai Norris dietro. Il distacco è inferiore a un secondo. Puttana. Monta gomme intermedie usate. Le sue gomme sono state montate 7 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 40,3. Bollettino meteo. Norris è dietro. La festa di tua mamma, Alex. Monta gomme intermedie.
usate. Le sue gomme sono state montate 7 giri fa. L'ultimo giro è stato 1.40,3. Me la rischio, signori. Box in questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora. Tu dici? Facciamo st'azzardo? Proviamo. Proviamo, signori, gli ho detto le soft. 6 giri, vai. Ce la stiamo a rischiare, eh. Ce la stiamo a rischiare. Già stiamo a rischiare tanto. Abbiamo avuto un problema con la rimozione. Bravi della gli stronzi. Ruota anteriore destra. So che non ne sarai felice, ma proviamo a concentrarci sulla gara adesso. Allora, i box sono bagnati. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Lo vediamo. Ancora non tantissimo. Non è... Vabbè, giustamente non è che ci può stare tutto sto gran grip. Scivola un pochino l'auto, ma... Vediamo. Passando in traiettoria. Ce la facevamo a tenerlo dietro. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Peccato, veramente peccato. Perché adesso pure se si fermano hanno guadagnato comunque. Solo se si asciuga tantissimo in questi ultimi 4 giri e gli altri non si fermano e noi iniziamo a recuperare secondi su secondi, ma non accadrà. Traiettoria però è asciutta, che cazzo è? Si sta iniziando a tenere un po' di più, eh. Vediamo. Livello tempistico. Abbiamo messe poco prima. Poco prima del dovuto. Ancora bagnato. Ci dovevamo provare però, signori. Era da provare. In situazioni del genere o la va o la spacca. A noi ce l'ha spaccata. Bandiera già. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Siamo troppo a ridosso della fine. Un po' più in là ci dovevamo fermare. Un po' più in là, cazzo. Cioè, in realtà probabilmente poi non ci saremmo più fermati. Però... Hai registrato il miglior tempo, continua così. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte. 5,6 secondi. Troppo tardi, cazzo. C'era qualche giro in più.
così. Appena segnato il miglior tempo sul giro. Anche perché loro comunque evidentemente Norris non credo che abbia le gomme da asciutto. Quindi iniziano ad andare forti anche con le intermedie. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. L'ultimo giro è appena iniziato. Ultimo giro. Vabbè, signori, dai, ci abbiamo provato. Abbiamo provato la mega strategia, ma era ancora, mi sono fatto ingannare dalle, oddio, in realtà dal fatto che comunque già non mi stavo trovando molto bene con le intermedie. Cioè sentivo che non la riuscivo più a guidare granché bene. Cazzo, ci fossero stati altri giri, mannaggia la puttana. Peccato, peccato, peccato. Oh, e non mi spingere, pezzo di una... Che cazzo, a me mi dà la penalità. Per carità, ci siamo messi a cazzo de cane là. Sì. Però quel figlio di una di sergeant mi ha fatta manovra pit, vaffanculo, okay, sto bastardo finita. Di merda. Attenzione alla macchina mentre entri. Sera sergeant, penso di sì. Vabbè, ultimi signori, abbiamo capito. Mannaggia quella puttana, guarda, potevamo... Allora, là Norris credo che ci avrebbe inculato, però ho fatto una cazzata entrare al pit. Ma ci dobbiamo provare, signor, ci dobbiamo provare. Che cos'è? Red Bull ha... Va bene, cioè non va bene, ma... E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1. Ce la siamo giocata male, ce la siamo giocata male. Non perdete le prossime gare. Va bene, ci sta, ci sta. Alonso aveva fatto bene nella sprint perché poi in totale, vabbè, i punti 21, ok. Pure Alonso è andato abbastanza bene sto weekend. Mannaggia, mannaggia, rivalità alle valutazioni. Ma sto bastardo ci ha lanciato... Ci ha fatto la manovra pit, vaffanculo. Cioè, per carità, noi là siamo andati lunghissimi, per carità. Però se vedi che sto girato, non è che mi devi spingere culo per farmi girare ancora di più. Che cazzo. È andata così, signori. Comunque, signori, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Cercheremo di fare un pochino di meglio, un pochino di meglio. Abbiamo azzardato la strategia. A volte va, a volte non va. A volte Alex ci consiglia bene, a volte no. Questa volta non ci ha detto niente, nel senso. Sembra abbiamo fatto di testa nostra, ma... È l'occasione perfetta per dimostrare a tutti vedi, quanto vali. Ah, vedi, adesso è sergente il rivale. E per dimostrare a me che meriti di entrare nella lista dei miei clienti più esclusivi. Sergente, ce la siamo segnata. Vabbè, Buzzi se la segna. È normale, Buzzi se la segna, signori, quando succede una cosa del genere. Quello Zu sta a fa solo la resistenza. Zu, fa qualcosa per la macchina che è una merda, non solo la resistenza. Per carità, ci fa piacere, Ci fa piacere la resistenza, ma eventualmente anche qualcosa di utile per... Lalo, mi mancano un po' di punti. Va bene, vediamo se questi arrivano, almeno il fondo piatto, molto bravi. Queste tutti sono arrivate. Tutti i pezzi sono stati fabbricati, verranno montati sulla vettura prima del prossimo Gran Premio. Va bene, va bene. 7.26, wow, 7.25.
Deve arrivare a qualche punto? No, eh. Ciao la puttana. Beh, questa è cattiveria, però, eh. Questa è cattiveria. Vabbè, allora o facciamo... ...800, no, niente, dobbiamo fare il sistema di accensione, ma... Minchia, tra tre gran premi, la madonna! Siete bravissimi proprio tempisticamente, state sul pezzo. Va bene, signori, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Come sempre lasciate like, condividete, commentate e supportate le nostre strategie alternative. E ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti da quel Taleale.